Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sull'undicesima puntata dell'Off Bergman, la mia serie preferita, ma non è questione di serie preferita, è proprio la mappa preferita mia, dove sfogo la mia, come dire, tedescaggine, tedeschitudine, come vogliamo chiamarla, non lo so neanche io sinceramente, e così posso sfruttare l'MB. No, in realtà non è solo questione di quello, non è solo questione di sandali coi calzini, e che mi ha detto anche Blue Jeans, che saluto, che li ho sempre avuti, diciamo, e anche da piccolo. Ricordo anche mio zio una volta, proprio sull'escavatore, che doveva cambiare una benna, non era così facile come adesso che ci sono i comandi attacchi rapidi. Lì era uno in cabina che muoveva secondo indicazioni da quello a terra di aprire e chiudere la benna per far entrare a martellate e a volte come mosconi, no dai scherzo, non si imprecava, diciamo, però a far entrare a martellate i perni per la benna, e quindi ci voleva uno, cioè in due si faceva prima, dopo che okay, uno poteva salire e scendere 50 volte finché aveva allineato il tutto. E ma vabbè, niente. E dopo questo piccolo excursus anche personale, eh sì, in quella volta avevo, mi ricordo, un paio di sandali della Caterpillar, non ricordo ancora, coi calzini, e mio zio mi ha detto sì, proprio come i tedeschi. Vabbè, se, penso che mi sia rimasto in testa questa cosa, e vabbè. Comunque, niente, avete già capito dalla copertina cosa andiamo a fare. Non vedevo l'ora, infatti ho fatto il mucchio di compost solo per poter venire qua con Liber. Infatti mi sono lasciato anche lo spazio di fianco per poter caricare, perché sennò, insomma, se vedete l'aumento e la diminuzione del numero di giri, è fatto tramite Vehicle Control Add-on, abbiamo parlato in questi giorni più su questa mappa, ma anche su altri spin-off, diciamo. L'ho presentata ormai in gennaio, è un po' cambiata, voi andate lì, che trovate il link, come dire, aggiornato, perché è di GitHub e quindi lo trovate sempre aggiornato senza problemi. Quindi andate, scaricatela e provatela. C'è dentro una gearbox, diciamo, più tante altre cosette interessanti. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a sistemare l'MB, che lo deforestiamo, diciamo, e adesso vi spiego il tutto. Attenzione qua. Eccoci qua. Volevo portare, diciamo, allo stato civile l'MB, e per il forestale impegnerò qualcos'altro sicuramente. Intanto questo devo tenermelo per lavorare nei campi. Ok, qua vedete, vi faccio vedere gli attacchi fantastici di questo span di concime. Stavolta è proprio il caso di dirlo, span di compost, anzi, e là vi faccio notare il land se notate qualcosa di strano. Ma la cosa ancora più strana è che prima avete visto, probabilmente se avete guardato, uno span di concime della Forship, mentre dopo è sparito e è diventato questo. Perché quell'altro lì non vedevo l'ora di utilizzarlo, era mesi che ce l'avevo lì, volevo utilizzarlo ancora ai tempi delle vie Polska. Vengo, lo attacco, mi si attacca a malo modo all'MB, ok? Che può essere anche problema del trattore, ma siccome il trattore non si tocca, è stato eliminato, e sono andato a cercarmi questo che è di Forbidden Mods, che si può prendere in diverse livree. Alla fine sarebbe uno Strautmann, ma io ho fatto modalità Mengele, piaceva di più, arriva più, è più ancora più tedesco questa cosa, insomma, quindi. E poi si poteva fare anche altri marchi che adesso non mi ricordo, ma vabbè, moda anche semplice, però curata, carina, ben fatta, non si può dirgli niente, diciamo, ecco. Quindi quel Forsrit ha fatto una brutta fine, o vabbè, probabilmente magari con qualche altro trattore si attacca bene, con quello lì no, e mi sembra strano perché è di AAA modding, se non erro. Vabbè, comunque qua a forza di chiacchiere, così intanto avete visto anche il bilico qua, devo andare ovviamente ancora più indietro, non so perché ero convinto di essere arrivato quasi giusto, in realtà no. E adesso sì, dai, adesso ci siamo. Quindi, che dire, adesso non vedo l'ora proprio, cioè sono qua che fremo, sono proprio qua preso, cioè
me le creo le situazioni, lo capite anche da voi, insomma, potevo comprare il nastro, potevo caricarlo con la Paus, potevo non fare tutto questo ambaradan di cose, ma devo proprio, si direbbe, mettere il sedere nelle ortiche o nelle pedate, però in questo caso no, è molto meglio, siamo qua e sfruttare questo libero, insomma, perché merita di più di quello di Black Sheep. Anzi, adesso che ci penso, apriamo una parentesi. Quello di Black Sheep, me compreso, quindi in tanti e me compreso, lo stavamo aspettando come, non so, come Farming Simulator 21, a pari merito. Però, cos'è successo, cari ragazzuoli, con l'escavatore di Black Sheep? È successo che, a parer mio, magari l'ho anche guardato poco, però quando l'ho visto mi ha lasciato quell'amaro in bocca, è successo che è uscita una ciofeca. Una ciofeca in che senso? Parliamoci chiaro, perché io ho sempre portato Black Sheep, è vero, nel 17 però. Questo 19 ha fatto molto meno e non, secondo me non si è impegnato, sinceramente. Perché ora vedere le liber nel 17 era bene o male, diciamo, in linea con la qualità del gioco, quindi delle mod standard, ci stava. Era il primo escavatore, diciamo, fatto bene, semplice allo stesso tempo, e quindi anche ufficiale da modab, non cose strambe, texturizzate strane. Io avevo un altro liber, c'era un film video sul 17 che ho fatto, ma io ero contento e felice del liber di Black Sheep. Sì, rognavo sempre sul discorso cingoli, che non è che mi piacessero molto, però va bene. S19 ce lo fa attendere per mesi, l'ha convertito. Stavo per preparare la presentazione, a dire la verità, però quando ho visto anche il dirt, no, il dirt, scusate, il wear, insomma l'usura che faceva pietà, ho detto: ma perché devo prenderne scavatore così? Dopo gli attrezzi, adesso se non erro, non vorrei dire una sciocchezza, ma dalle foto, dopo anche dal scroll degli attrezzi in negozio, manca quella benedetta fresa per i ceppi, che è una cosa utile. Ok, hanno aggiunto il processore, che è utilissimo, per carità, lo volevo, però mi togli quell'altro, quindi no. Poi, sì, non sono, diciamo, aumentati di livello, hanno fatto tanto per contentare qui delle console che sono lì che stressano, senza offesa, ragazzi, voi che giocate alle console, ma quelli che sono sul loro server di Black Sheep, che li vedo praticamente sempre, spesso, che continuano a chiedere l'escavatore, chiedere se fa questo, se fa quello. E quindi, secondo me, l'ha fatto un po' alla carlona, diciamo, ecco, questo è quanto. E cosa ancora ben più grave, e vabbè, intanto qua che stavo cercando di livellare il terreno e sfruttare un po' l'Engcon, cosa ancora più grave, che nonostante nel 17 c'era un problema di comandi, gli avevo fatto notare ancora i tempi, li aveva sistemati. Stavolta prendo in mano questo benedetto escavatore e la benna è su un comando che non deve essere. In più ci mette un eterno a muoversi, proprio ci mette l'eterno a chiudere e aprire. E l'avambraccio è invertito. Ma non sarebbe un problema, perché so cosa fare, so, a tentoni mi metto lì un attimo, cambio i parametri in XML e lo sistemo questo escavatore. Ma è che dopo, appena fa un aggiornamento, devo risistemare se non ha più che sistemato lui. Dovessi giocare in multiplayer, bisogna comunque passare la mod mia, diciamo, che ho modificato, perché la sua ovviamente non è compatibile. Quindi mi ha stressato sta cosa e non ve l'ho presentato. È una sorta di, chiamiamola, come dire, la mia, una presa di posizione. E tanti, dopo l'avete capito, mi avete detto: ah, se non l'ha presentato significa che c'è qualcosa. Non dico che sia una mod deleteria, schifosissima, però io non ho voglia di impegolarmi con quello, quando ad esempio ho questo, che ok, pesa magari un po' di più, non è ufficiale, c'è anche questo qualche magagnetta, ma a livello di qualità, insomma, e anche in game, per me è meglio di Black Sheep. Per il momento, dopo se Black Sheep lo aggiorna, che comunque li ho sentiti, sistemeranno sti comandi ISO, sarà ufficiale nel prossimo aggiornamento, io mi auguro che sia vero. E se non è vero, ragazzi, non so cosa dirvi, per il momento non, per il momento non me lo prendo qua. Magari in qualche altra carriera, così per sfizio,
va anche bene, però qua sinceramente nella mia carriera single player farmi carico di un escavatore in cui ci credevo e non ci credo più, non mi vedete, ecco, insomma. E ci tenevo a dirvi questo e spiegarvelo, e meglio che spiegare, diciamo, del Liber su un altro Liber, diciamo, ecco, non si poteva, insomma. Controllo il carico e ora finalmente si parte. Anche qua, ragazzi, è una parte secondo me importante di video, per il solito discorso che vi chiedo anche cortesemente: se proprio non lo guardate, se possibile, tenetevelo sotto intanto che fate altro. Cioè, dopo, vabbè, se non volete neanche ascoltarlo, ecco un altro discorso, ma probabilmente uno non apre nemmeno il video. Cioè, è un discorso il gatto che si morde la coda, no? Vabbè, e qua scatteranno delle battute, secondo me, da parte di qualcuno, ma non voglio anticipare niente. Questa è una parte importante perché sono, tra virgolette, in gearbox. Ho sistemato sta benedetta vecchia control add-on. C'ho il mio cambio qua Logitech e ci butto dentro marce. E diciamo che è un altro viaggiare con trattori vecchi e utilizzare un cambio manuale rispetto al, diciamo, il variatore, per chiamarlo proprio così, brutale. Diciamo cambio automatico, top, per far proprio stare terra a terra sui trattori moderni e ufficiali, e quelli del gioco, che alla fine ovviamente il 99% dei trattori che sono in gioco sono moderni, diciamo, ecco. Quindi mi sfrutto anche le cambiate, l'MB risponde bene, vedo però nella quinta dopo sembra che faccia lui una cambiata, ma è il suono alla fine che è stato registrato così, e vabbè, comunque secondo me va bene, mi diverto e sono contento così. Che andiamo a fare allora? Andiamo a spasso con la MB? No. E andiamo col concime in giro? No. Cioè sì, in parte sì. Cosa ho fatto? Mi sono comprato un altro campo, perché questo ormai l'avevo, cioè questo, quello che abbiamo passato via, quel solito che c'è dall'inizio, che ti danno all'inizio della carriera. Ormai è lì, cioè lì pronto, dovrà crescere, bon, finita, morta là. Adesso volevo anche intraprendere un attimo, quindi mi sono anche un po' svenato, ma ho anche fatto delle missioni nel frattempo, e questo ve lo giuro, parola di lupetto, nel senso, anche se ho fatto il Boy Scout, però credetemi, ho fatto delle missioni per tirare su soldi qua, proprio ci tengo questa carriera, come le altre, ripeto, sono spin-off, non mi interessa niente, mi serve una cosa, metto dentro i soldi, la compro, qua se mi serve una cosa me la sudo, quindi questa carriera qua è proprio fatta. È il mio single player reale che vi porto, cerco di portarlo un po' anche spesso perché va in uno a uno, nel senso come lavori, perché vedete magari che non, cioè, sono variegati, sì, però più o meno siamo sempre sul pezzo, no? Magari dell'ultima volta abbiamo fatto il compo, stavolta vado a buttarlo in campo, mentre magari in altre partite una volta trebbio, la volta dopo magari faccio magari tutt'altro, ecco. Quindi questo è quanto. Che dire, sì, adesso andiamo in campo. Siamo anche, dai, penso a metà del video. Vediamo, insomma, quanto far durare questa puntatina. Qua salutiamo il benzinaio qua della Shell. Mi guarda con gli occhi a cuoricino perché sa che l'MB qua c'ha un paio di buchi nel serbatoio. Vi ricordo che sulla Felsbrun sono restato veramente a secco. Non era commedia o roba recitata, io ero rimasto secco. Finito una puntata, ho detto ciao ragazzi, ho fatto 20 metri, sono restato a fermo e vi ho fatto vedere la volta dopo che ero rimasto in braghe di tela. Probabilmente erano anche braghe corte di tela, non mi ricordo. Qua ho pure la mod, quella di quanto concime, quanto fertilizzante per ettaro. Adesso vediamo un attimo di settare il tutto. Ho cercato di valori, ho chiesto anche su server Discord, ho chiesto fra i tanti anche a Lorenzo, che dopo, poverino, credeva che gli chiedessi in realtà chiedevo nel gioco. E siamo arrivati a un valore che, cioè più che il valore, sono arrivato alla conclusione che, visto che mi fa andare da 10 a 32, ho fatto una media, ho fatto una metà, ho fatto circa qui 20 metri cubi a ettaro. Cosa volete che faccia? Se non posso scegliere un valore da 0
a quello che voglio io, mi dà dei paletti, mi mette dei limiti, allora tanto vale fare una via di mezzo, insomma, cosa volete? Cioè, io cerco di utilizzare gli strumenti che mi vengono forniti al gioco, che vado a pescare, perché è una mod appunto da Modab, e teniamo 20 metri cubi ettaro, mi pare. Alcuni ti dicono fai litri ettaro, tipo il fertilizzante o la calce, mi pare. Questa mod qua, vabbè, organizza in metri cubi ettaro, uno dovrebbe star lì a farsi un po' di conversioni, ma semplifichiamo un attimino, vabbè. Detto questo, intanto che adesso ormai farò questo lavoro e poi vi saluto, vorrei passare appunto a un po' di altre chiacchiere, come se finora non avessi detto niente, perché sapete che sono un gran chiacchierone, ma bisogna fare la seconda parte delle chiacchiere e dei saluti. Quindi, eccoci a noi, saluterei velocemente, che ci sono sempre, sono proprio come se fossero abbonati, Giuseppe, Andrea, anche Lupo Nero, che impazziscono tutti per la Off Bergman e mi dicono che porto sempre cose nuove. Questo sono contento per entrambe le cose, anche per il discorso di portare cose nuove, perché non mi piace portare, diciamo, cose banali, perché sennò non mi sentirei a mio agio. Vabbè, e ok. Dopo dovevo salutare, vabbè, Fabio, che mi ha detto che così risparmierò col compost. È vero, infatti lo vendo per guadagnarci in più e butto praticamente tutto questo come fertilizzante, no? Ecco, poi saluti così, tra virgolette, veloci a Luca Agri, a Zed Farmer, e sicuramente. Poi chi è che c'era un attimo? Vabbè, a Blisser, che mi dice sempre che spiego bene, sono contento, uno fra gli ultimi arrivati che vedo che segue. Poi vabbè, Matteo, che saluto, che mi ha detto dei fasciati, l'ho fatto notare l'ultima volta, li ho presi con le piccole forche, mi fa, anche se uno li utilizza subito può utilizzarle. Sì, infatti era per sottolineare che siccome li buttavo potevo utilizzare le forche, non è che vado a prendermi una pinza per i fasciati. E a tal proposito delle balloni, ringrazio Matteo, un altro Matteo ancora che ci sentiamo sempre praticamente su Instagram, che mi ha detto che purtroppo, e così ve lo dico, ho sbagliato a dirvi che non si possono vendere le balle, in realtà quelle di insilato mi ha detto di sì. Io non ho più provato, in realtà sono contento comunque di averle buttate nel compost, perché va bene così, mi serviva anche questo e ok, non c'è problema, ricontrollerò. Quindi era il discorso prodotti sfusi, ma che non si può vendere con la season, ma la fregatura era perché il prezzo, però non è che c'è il prezzo delle balle, c'è il prezzo nel menu ESC, eccetera, che segna, non so, paglia fino a ti dà sempre zero, è fuorviante perché uno pensa che sia il prodotto sia sfuso che balle, invece i balloni poteva venderne. Ma vabbè, poi velocissimamente per Luca, Alessandro e Thomas, che mi chiedevano dell'impianto, alla fine l'impianto del compostaggio è una peculiarità dell'Off Bergman. Non è possibile in altre mappe, tutto è possibile su farming, però non è che è una mod esterna, è una mod implementata nella mappa. Se voi vi prendete i 3D file, i file che servono necessari, poi fate lo scriptino qua e là del compost in un'altra mappa, secondo me funziona, ma non è una cosa che fa in 2 minuti, voglio dire, bisogna sapere un attimo cosa fare, ci vuole un attimino, non è prendo la mod e l'attivo, ecco, in quel senso. Boh, dopo cosa dovevo dirvi, cosa devo dirvi? Niente, i saluti li ho detti e fatti quasi tutti. E finirei un attimo questi minuti qua, che ormai finisco il campo, per spendere altre parole sulla Cressoni, per dire, saluto tutto il team SMI Modding. La Cressoni, ragazzi, ero convinto anch'io uscisse un po' prima, non han colpa loro, e questi benedetti della Giant si attaccano su delle cose insulse, perché erano per delle traduzioni, cioè non problemi di, che ne so, non funziona, esplode il gioco con la Cressoni. No, problema di una traduzione che, se io fossi in Giants, direi ve la butto fuori, fate un aggiornamento a breve, però intanto esce, no? Te la rimando avanti, indietro e due palle così, perché adesso è prendere in giro la gente. Poi escono delle mod che guardi in modab e dici, oddio mio, ma vabbè, non voglio scendere nel polemico, ma ok. Quindi probabilmente potrebbe uscire oggi, non lo so, ma magari
settimana prossima non ci vuole tanto, dovete avere pazienza, aspettare ragazzi. In teoria, da quel che ho capito, sono arrivate anche le licenze per console, quindi se non esce assieme, diciamo, PC e console, ed esce prima per PC, a breve dovrebbe uscire anche per console, quindi state calmi e non agitatevi, allacciate il cinturino di sicurezza e tutto andrà bene. Questo è quello che volevo dire per quanto riguarda la Cressoni. Poi altro, nel senso, vabbè, ruoli miei intrattenitivi di serie e quant'altro. Vorrei portare anche, penso, l'ultimo episodio della Felsbrum. L'ultimo inteso è da agosto che non ne vedete, ho sempre diluiti, ci sono stati vari motivi, non sto qua a parlarne ora, ne parlerò lì. Vorrei concludere, volevo concludere in una maniera, non ci riuscirò, intanto concludo così poi vedrò, ma ripeto, ne parliamo lì senza problemi. Un'altra cosa, volevo portare un'altra serie e voi direte un'altra, ma mi piace sperimentare nuove idee, mi piace sperimentare cose particolari, vediamo se va in porto. Cioè, in realtà è un'altra rispetto a un'altra ancora che avevo buttato lì nell'aria, però i progetti sono tanti, non posso portarli tutti, diciamo, in blocco, in mattone, quindi, come dire, un po' alla volta. Adesso vado con la solita programmazione, dopo magari ci butto anche il resto. Vediamo, vediamo, ragazzi. Tra i vari progetti, vabbè, sono esterni, ma vi ricordo che abbiamo iniziato una serie con Giuliano sul suo canale della Master of Wood, che mi vede impegnato in forestale con lui, che saluto fra il resto se fosse di passaggio a vedere i danni che faccio con l'MB. Poi vabbè, in questi giorni in realtà il video, se esce appunto venerdì, non manca molto, manca veramente poco al venerdì, ovviamente lo sto pre-registrando, ma e diciamo che col 20 o 21, quindi proprio in questi giorni, in queste ore, Farming ha fatto un anno, cioè non un anno nel senso solo Farming, perché ne ha di più, ma Farming 19 ha fatto il suo primo anno, quindi siamo già a metà. Per quanto mi riguarda, è stato anche veramente un bel anno. Sono partito, ero partito col 17 a far video, dopo screenshot su Steam, l'ho inondato di screenshot negli anni, però vabbè, poi mi sono buttato più sul discorso video perché mi piaceva di più far vedere cosa facevo, parlare, presentare mod, eccetera. Tornando con delle soddisfazioni, anche io, sapete, non sto lì tanto a guardare, nel senso, video se va, non va, iscrizioni. Ovvio che sono contento se vi iscrivete, se arrivate, se commentate, se mettete like, tutto quello che c'è da fare, però l'ho sempre lasciati, tra virgolette, liberi, e come dire, adesso è una cosa spontanea. Parentesi, ho visto un dislike proprio nel video di Giuliano, e l'unica cosa che anche lui ha detto, il bello di quel dislike, era che chi l'ha messo, l'ha ammesso di averlo messo, e il motivo. Quindi certe volte trovarsi dei dislike e non sapere il perché è brutto, cioè preferisco ce ne siano anche 10, però altrettanti 10 commenti che ho scritto: ho messo dislike perché questo. Capite che, cioè, è un po' frustrante, ma probabilmente non siete voi che ascoltate, magari qualche estero dove vede il mio video, perché 30% di gente guarda da fuori dall'Italia, che questo mi fa pensare. E boh, quindi insomma, nell'arco di un anno, così, i dati, i numeri contano relativamente poco, mi interessa anche relativamente poco, però mi fa piacere, nel senso, per dire, sto facendo qualcosa che mediamente piace. Insomma, ho fatto circa 300.000 visual degli ultimi video dell'ultimo anno, senza contare, vabbè, quelle un po' prima del Farming 17, ma in realtà sono una goccia nel mare, per dire la verità. E anche in un anno circa 2.200 iscritti, che devo dire che, insomma, come dire, per uno che sì, mi spammo, però non è che ho Facebook, sì, ok, ho Instagram, per carità, però è faticoso, e poi anche Farming, tra virgolette, è un gioco un po' di nicchia, quindi ringrazio voi che avete dato fiducia a Nico, che lo seguite, che guardate, che commentate, che scrivete, e che probabilmente, mi auguro, condividerete anche voi i video. Non so se avete
gruppetti WhatsApp, Facebook, buttate su, voi dite guardate quel pazzo là cosa fa oggi sull'Off Bergman, quello che volete, insomma, ecco. Quindi niente, ci tenevo anche appunto a fare un attimo un minimo di punto della situazione. Di solito uno lo fa a fine anno, ma l'anno di farming casca sempre ottobre-novembre, quindi è passato un anno e qualche giorno e ci tenevo a dire anche questo. Sono cambiate tante cose, tante, veramente, in tutti i sensi, ma tanto io sono qua. E che altro dire? Vabbè, ci godiamo le ultime cambiate sul mio amato MB, che penso sempre se non ci fosse quello in farming sarebbe dura, veramente dura. Forse sarebbe la volta che passo a Cattle and Crops, non lo so, ma per fortuna ogni anno nel giro dei primi 2-3 mesi dall'uscita, quest'anno è stato anche veloce, per fortuna c'è qualche santo con i sandali e i calzini che si mette lì, prende in mano il modello dell'anno prima, che comunque derivano tutti, il nonno di questi è il famoso MB Track di BM Modding del 2011. I ragazzi loro lo avevano già fatto talmente bene, dopo che hanno aggiornato il livello di texture eccetera, ma più che altro per l'in-game eccetera, perché se no, come si dice qua da noi, el bardava for ben, quindi lo appariva bello anche nel 2011 come estetica. Dopo ovviamente era un altro game, per carità, perché già il 2011 non ho, cioè ogni anno farming migliora certe cose, non le migliora e alcune magari le peggiora, però mediamente migliora, ecco. La bomboletta qua esce quando zoomo, non sono un vandalo e tantomeno non sono un vandalo con la motosega. Solita schermata finale per inquadrare il mio amato MB in questo caso, per salutarvi, per ringraziarvi, ricordarvi che c'è Discord e Instagram da seguire, e su Discord il contest delle vostre screenshot a breve uscirà, fine mese, un po' dopo, anche quel video lì. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.